Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Apri le tue mani, Gesù.
Dal breve saggio sulla Divina Volontà. Luisa, l'8 novembre del 1921, scrive: «Ogni qualvolta la mia volontà ripeteva gli atti, tanti Gesù si moltiplicavano. Allora il mio Gesù mi ha detto: vedi che significa vivere nel mio volere? È un moltiplicare la mia vita, quante volte si vuole ripetere tutto il bene che la mia vita contiene». Dopo ciò, continua a scrivere Luisa, stavo dicendo al mio Gesù: «Vita mia, entro nel tuo volere per potermi distendere in tutti ed in tutto, dal primo all'ultimo pensiero, dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima azione e passo che si sono fatti e si faranno. Voglio suggellare tutto col tuo volere affinché riceviate da tutto la gloria della vostra santità, del vostro amore, della vostra potenza. E tutto ciò che è umano resti coperto, nascosto, improntato dal vostro volere, a ciò nulla, nulla resti d'umano in cui voi non riceviate gloria divina. Ora, mentre ciò ed altro facevo, il mio dolce Gesù è venuto tutto festante, accompagnato da innumerevoli beati, e ha detto: tutta la creazione mi dice gloria mia, gloria mia. E tutti i santi hanno risposto: ecco, Signore, che vi diamo di tutto, gloria divina. Si sentiva un eco da tutte le parti che diceva: di tutto vi diamo amore e gloria divina. E il 22 maggio del 1919, volume 12, il precedente era il 13, Gesù spiega a Luisa come la gloria di Dio sarà completata per mezzo di chi vivrà nel volere divino. Figlia mia, tutte le mie opere sono complete, sicché la gloria che mi deve dare la creatura sarà completa e non verrà l'ultimo giorno, se tutta la creazione non mi dà e la gloria da me stesso voluta e decisa. Ciò che non mi danno gli uni lo prendo dagli altri, e in questi raddoppio la grazia che altri mi respingono, e da questi ricevo doppio onore e gloria. Ad altri, a seconda delle loro disposizioni, giungo a dare la grazia che darei a 10, ad altri quella che darei a 100, ad altri quella che darei a 1000, e alle volte do le grazie che darei a città, a province ed anche a regni interi. E questi mi amano e mi danno gloria per 10, per 100, per 1000, eccetera. Così viene completata la mia gloria da parte della creazione. E quando vedo che la creatura non può giungere, malgrado la sua buona volontà, la tiro nel mio volere, dove trova virtù di moltiplicare un solo atto per quanti ne vuole, e mi dà gloria, onore, amore che altri non mi danno. Perciò sto preparando l'era del vivere nel mio volere, e ciò che hanno fatto le generazioni passate, e ciò che non hanno fatto le generazioni passate e che non faranno, in quest'era della mia volontà i buoni completeranno l'amore, la gloria, l'onore di tutta la creazione, dando loro grazie sorprendenti ed inaudite. Ecco perché chiamo te nel mio volere e ti sussurro all'orecchio: Gesù, depongo ai tuoi piedi l'adorazione, la sudditanza di tutta l'umana famiglia, depongo sul tuo cuore il bacio di tutti. Sulle tue labbra vi imprimo il mio bacio per suggellare il bacio di tutte le generazioni. Ti stringo con le mie braccia per stringerti con le braccia di tutti e per portarti la gloria di tutti e le opere di tutte le creature». Questa splendida meditazione ci fa comprendere come la vita nella Divina Volontà sia, come Gesù stesso spiega, una sorta di moltiplicazione indefinita, e oserei dire infinita, della sua vita nel corso del tempo e della storia, appunto attraverso l'azione e la collaborazione delle anime che vivono nel divin volere. Perché ogni volta che si compie un atto nella divina volontà e, diciamo così, l'esecutore degli atti nella divina volontà per antonomasia è stato nostro Signore Gesù Cristo, associando a sé la sua Santissima Madre, che pure cronologicamente parlando ha cominciato a porre i suoi atti prima di lui, perché per 14-15 anni circa
La Divina Maria è stata sulla terra senza che il Verbo si fosse incarnato attraverso il suo seno purissimo, e essendo quindi stato soltanto lui, in quanto figlio di Dio, e quindi ontologicamente unito con la Divina Volontà, il fautore e l'esecutore di tutti gli atti, ovvero in tanti della sua vita terrena, con cui ha rifatto tutte le operazioni di tutto il genere umano, avendo la possibilità, in quanto Dio, di distenderli in tutto l'arco della storia, così chi entra e si unisce al suo divin volere formando una sola cosa con lui, funge da, potremmo dirlo, da moltiplicatore, ecco, della sua vita e anche da distributore della sua vita, l'abbiamo visto. Ecco, e si badi sempre come si insiste, sul fatto che Dio vuole che il divin volere copra tutto il creato e tutti gli enti creati. La preghiera che faceva Luisa, no? Quella che ha provocato la reazione festante di Gesù e il commento dei santi. Ecco, Signore, che vi diamo di tutto gloria divina. Quello che lui stava dicendo a Gesù era: vita mia, entro nel tuo volere per potermi distendere in tutti e in tutto. E specifica, dal primo all'ultimo pensiero, dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima azione e passo che si sono fatti e si faranno. Ecco, pensiamo ad esempio ai pensieri, cioè pensiamo alla nostra giornata, quante cose che ci passano per la testa, no? Quindi quanti pensieri faremo in una giornata? E io sono un essere umano singolo. Quanti pensieri avrò fatto in tutta la mia vita? Quando arriverà il momento, come dice San Paolo, di sciogliere le vele. E io sono un membro della razza umana che attualmente ha, non so se 6 o 7 miliardi di persone sulla Terra, ma che va avanti da diversi millenni e non sappiamo quanto tempo andrà avanti ancora, quindi immaginiamo, cioè, capite, il numero dei pensieri degli esseri umani, quanti possono essere, sono veramente una cosa assolutamente incalcolabile, nemmeno con i più sofisticati cervelli elettronici che oggi girino, no? Eppure, per esempio, se si vedono le ore della passione, sia durante la passione spirituale di Gesù nell'orto del Getsemani, no? Sia durante la passione reale ci sono stati, per esempio, il fenomeno della incoronazione di spine. E quindi, cioè, questa pena immensa, infinita che Gesù ha sentito sulla sua testa era, come dire, il concentrato di tutti i pensieri cattivi, perché la passione è servita a distruggere il male, mentre la vita terrena di Gesù, il rifare tutti quanti gli atti, ha servito a nobilitare il bene. Dobbiamo sempre tenere presente queste cose, no? Eppure erano tutti presenti i pensieri di tutti gli uomini nella mente e sul sacro capo del Figlio di Dio, no? Così come, al contrario, tutti i suoi pensieri hanno raggiunto a distesa, appunto, tutti i pensieri di tutti gli uomini di tutti i tempi. E questa operazione Gesù vuole che sia proseguita. E dalle anime che vivono nel divin volere. Perché? Perché oltre ad averla voluta fare lui in persona, ecco, come, diciamo, rappresentante per antonomasia della razza umana divinizzata, così vuole che coloro che accolgono il suo dono e che tornano a vivere come Dio aveva voluto, facciano e continuino a fare la medesima cosa che lui faceva. Ricordiamo che la vita della Divina Volontà è vita divina, perché non è altro che rivivere la vita di Gesù e di Maria nel nostro cuore, sotto tutti i punti di vista, rifacendo gli atti. Quindi oggi questa meditazione che avete il venerdì, no? Quindi anche quando i figli della Divina Volontà fanno come è opportuno
sempre con prudenza e discernimento, che si faccia penitenze volontarie, non so, digiuni o altre mortificazioni, si badi sempre a farli nella divina volontà, cioè chiedendo a Gesù che il tesoro infinito della sua passione e ciò che lui ha operato quando soffriva, quando digiunava, eccetera, possa essere rifatto da lui in noi, quindi in modo tale che quella mortificazione, quella penitenza assuma davvero una forza immensa per quanto riguarda la sua capacità di espiare, di riparare e di impetrare le grazie della conversione per i peccatori, no? Quindi specialmente per quelli che versano nei peccati legati ai sensi, perché questo serve la mortificazione dei sensi, no? Quindi. Nella seconda parte della meditazione, Gesù dice un'altra cosa molto bella e molto importante che dovrebbe farci sussultare di gioia. Ci sarà un'era del vivere nel suo volere. A mio modestissimo avviso, questa è una mia opinione personalissima, per cui tranquillamente non condivisibile, però ritengo che con Luisa quest'era sia stata quantomeno inaugurata. Come accennavo già in altre meditazioni, la prima fase certamente di quest'era, forse anche la fase definitiva, non è altro che l'accoglienza di questa vita da parte delle anime che conoscono, che vengono a contatto con questo dono e lo fanno proprio in maniera retta e corretta. Accennavo anche ieri, guai, ecco, perché purtroppo la bava del demonio raggiunge qualunque cosa, anzi è particolarmente solerte e attiva ad imbrattare le cose più sante. Ecco, per cui certe cose vanno sempre prese bene, no? Per esempio, quando si dice che se la divina volontà regna in te non c'è più spazio per il peccato, perché non ci può stare il peccato in un'anima che viene nella divina volontà, a nessuno venga mai in mente, neanche come lontanissima immagine remota, che si possa fare a meno del sacramento della penitenza. Per ovvia ragione, numero uno, perché tu non puoi affatto essere certo né di essere pienamente unito al regno della divina volontà e quindi esente da colpa, uno. Due, ammesso e non concesso che comunque questo fosse vero, tieni presente che ci sono tutta quanta una serie di cose che vengono commesse nella vita terrena, imperfezioni volontarie, involontarie, omissioni e altre cose che non è che non ci sono, che forse tu non le vedi. Il confessore di Santa Gemma Galgani, insomma, Santa Gemma Galgani non è vissuta nel regno della divina volontà, probabilmente, a quanto ne sappiamo, ma insomma è stata una delle anime più pure e più sante che ci sia stata nel corso della storia della Chiesa, diceva che Santa Gemma Galgani si confessava una volta alla settimana, come la Santa Madre Chiesa nei suoi santi ha sempre raccomandato di tenere questa regola d'oro, gli 8 giorni di Padre Pio, ma confessava in lacrime, però, questo racconta il suo confessore dopo che era morta, e quasi esclusivamente imperfezioni. Disse: io non ho mai sentito confessare un peccato veniale, ma non perché pensasse di non commetterli, ma perché tra quello che diceva non c'era materia tale da costituire peccato veniale. Un confessore esperto lo sa fare questo discernimento. Dice: confessava solo imperfezioni e quasi tutte involontarie, ma le confessava con un pentimento e con tante di quelle lacrime che averla vista t'avrebbe fatta veramente santa tenerezza e devozione e compassione. Quindi guai e poi guai, insomma, chi travisando alcune cose stupendissime che noi qui ascoltiamo. Le cose stupendissime vanno sempre intese cum ecclesia, in ecclesia e sub ecclesia. Mai in nessun modo e per nessun motivo in maniera tale da portarci minimamente, ecco, minimamente
lontani da ciò che la Chiesa ha sempre vissuto, fatto e raccomandato, mai. Perché questo non dipende, perché una simile lettura è sicuramente al 100%, senza bisogno di aggiungere altro, falsa. La Chiesa è il regno della Divina Volontà, è nella Chiesa che si prega Adveniat Regnum Tuum. Ecco, quindi mai, ripeto mai, e ho buone ragioni per calcare molto su questo punto, accada che questi tesori sia consentito al demonio di imbrattarli con la sua bava, perché diventino anziché la nostra felicità sulla terra, causa della nostra rovina. Ecco. Allora, detto questo, dobbiamo rallegrarci immensamente delle cose che Gesù dice, che non sono altro che un'applicazione della sua massima evangelica: chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. Cioè, quando uno vive nella Divina Volontà, succede che dà a Gesù quella gloria che gli altri non gli danno, e gliela dà a nome degli altri, oltre che a nome proprio. Allora che significa? Ha spiegato, no? Ciò che non mi danno gli uni lo prendo dagli altri. Gli uni sono quelli che vivono lontani da Dio, lo prendo dagli altri, quelli che vivono nel mio volere. E in questi raddoppio la grazia che altri mi respingono, e da questi ricevo doppio onore e gloria. D'accordo? E poi, come spiegava sempre Gesù nel Vangelo, no? Nella parabola del seminatore, dice: la terra produce lì dove 10, lì dove 20, lì dove 30, lì dove 30, lì dove 70, lì dove 100, no? Lì dove 60 e lì dove 100. Ma anche nella parabola dei talenti, due talenti te ne rende 4, 5 talenti te ne rende 10, un talento te ne avrebbe resi 2 se l'avessi impiegato, eccetera, no? Allora qui spiega: ad altri a seconda delle loro disposizioni, vedete, giungo a dare la grazia che darei a 10, ad altri a 100, a 1000, intere città, province, regni interi. Cioè, cosa significa? Una persona che vive lontana da Dio, non gli dà gloria, è ovvio che perde una montagna di grazie, oltre a tutte quante le altre cose, perché se si studia la teologia dogmatica e il trattato di grazia, la vita della grazia funziona così. Dio ti dà la grazia santificante. Più tu fai atti di virtù, e più la grazia aumenta. Si chiamano tecnicamente i meriti di accrescimento di grazia. E al tempo stesso, più fai atti di virtù, più la gloria accidentale che tu avrai in paradiso, quindi il grado di unione con Dio, di conoscenza dei suoi misteri, aumenterà. Tra l'altro, questi due meriti, spiega San Luigi Maria Monfort, sono personalissimi e incomunicabili. Cioè, io questi non posso cederli a nessuno. Non posso dire al Signore, in un atto di eroismo: guarda, tutti quanti i meriti di accrescimento di grazia che ho io, dalli a Tizio. Non si può. Così come i meriti di gloria che ho contratto io, dagli a Caio. Non si può. I meriti che si possono condividere sono quelli che espiano i peccati, e sono quelli che si cedono alla Divina Maria nella consacrazione totus tuus, e quelli con cui si impetrano le grazie. Questi si possono cedere. Il merito ha queste quattro considerazioni da un punto di vista, questi quattro aspetti, due dei quali sono incedibili e due sono cedibili. Allora che succede? Se uno disprezza la grazia che Dio gli ha dato, perché? Perché essendo stato battezzato, vive lontano da Dio, non fa neanche un atto di virtù, quindi che succede? Che la grazia santificante ha già perso quella battesimale, perché basta un peccato mortale, quindi, ma continua a disprezzarla non convertendosi e non vivendo secondo virtù. È evidente che se c'è uno che, vivendo nella Divina Volontà, dà a Dio non solo la massima gloria che gli deve per sé, ma per tutti, è evidente che questo riceverà grazie in misura sovrabbondante. E quanto più è dentro, quanto più è attivo, quanto più è solerte, quanto più è fervoroso, quanto più è impegnato in questo, è tanta maggiore la grazia che riceve. Punto. Perché gli atti che noi compiamo nel divino volere, essendo atti divini addirittura, cioè la pioggia di grazie che producono per noi e per tutti, è di dimensioni e di proporzioni incalcolabili. Capite? È bellissima questa cosa.
Alle volte do le grazie che darei a città, province e regni interi, perché questi mi amano e mi danno gloria per 10, per 100, per 1000, eccetera. E così viene completata la mia gloria da parte della creazione. Gesù dice che in questa era, quindi le anime che faranno questo, faranno ciò che non hanno fatto le generazioni passate e che non faranno neanche quelle future che non accoglieranno questo dono. E quindi nell'era della divina volontà, spiega sempre Gesù, i buoni completeranno l'amore, la gloria, l'onore di tutta la creazione, attenzione, e io darò loro grazie sorprendenti ed inaudite. Qualcuno si scandalizza per alcune cose che Luisa ha vissuto, d'accordo, nella sua vita terrena, ecco, quindi frequentissime visite di Gesù, un mistero di amore sponsale con Gesù, ecco, che scandalizza soltanto coloro che per esempio non conoscono bene il Cantico dei Cantici, no? Ma Gesù è amore ardentissimo, d'accordo, nei confronti delle anime. Tanto qualcuno legge gli scritti di Luisa, vede alcune cose, dice, ma ti pare che Gesù possa fare una cosa di questo genere? A parte che manifesta un pochino di ignoranza, perché di exploit del genere Gesù non li ha già fatti, insomma, oltre che con Luisa nel corso della storia. Però per quest'era Gesù dice che sono riservate a chi ci entra grazie sorprendenti ed inaudite. Cioè, sorprendenti vuol dire che ti lasciano a bocca aperta, inaudite vuol dire che inaudite in senso etimologico, cioè che prima non si era mai sentito parlare, cioè che non sono state ancora concesse e che non sappiamo neanche quali siano, capite? Questo è, cioè, dipende da sé e quanto crediamo a queste cose, no? E voi sapete che anche per quanto riguarda la rivelazione pubblica, io dico sempre nelle mie omelie, oggi ci stanno i praticanti non credenti, perché guardate che la rivelazione pubblica non ci crede quasi nessuno oggi. D'accordo? Perché le principali verità di fede, sono anni che dico queste cose, insomma, che ci predico, sono completamente ignorate dalle persone, sono, come dire, coperte da una coltre, poco considerate. Chi ci crede che la messa è la rinnovazione del sacrificio di Cristo? Vediamo. Cioè che quando andiamo a messa è come se stessimo, non è come stiamo sul Monte Calvario, con il Figlio di Dio fatto uomo che sta offrendosi in sacrificio per noi, per applicare tutti quanti i benefici infiniti in quell'attualizzazione storica del suo sacrificio che è la messa ai presenti e a coloro per i quali la messa è affidata. Ma chi ci crede? Cioè, noi pensiamo che se qualcuno ci credesse veramente, si potrebbe mancare grossolanamente dalla messa domenicale. Io credo proprio di no. Cioè, il Vangelo di San Giovanni è tutto quanto costruito, e non in modo luterano, perché i luterani hanno travisato purtroppo questa verità di fede. Qual è l'unico peccato che chi può fare? Il Vangelo di San Giovanni è costruito in questo modo: c'è un solo peccato, non credere in colui che il Padre ha mandato. Veramente, eh? Basta. È evidente che questo non va inteso alla luterana. Ah, allora io credo in Gesù, mi affido alla sua misericordia e poi ci pensa a fare tutto quanto lui, io rimango peccatore, buonanotte. No, questa è un nuovo travisamento di una consonantissima verità, ma è molto profondo, no? Cioè, ogni volta che una persona vive lontana dall'amore di Dio, se uno ci fa attenzione, c'è sempre qualche verità rivelata o tutta la rivelazione che non ci crede, d'accordo? Se una persona commette gli atti impuri, per esempio, non ci crede che se commetti un atto impuro te ne vai dritto dritto all'inferno, d'accordo? Ma dritto sparato se muori senza pentimento, capito? Perché se ci credesse almeno a questo, che è la parte diciamo negativa, ma non lo farebbe, no? Ma che qualcuno è così in folle, ma ci crede poi che esiste l'inferno? Ci crede che l'inferno è pena eterna, ci crede che l'inferno è dannazione, è vista dei demoni, è tortura ininterrotta, è il caldo, che altro che il caldo che ha fatto questi giorni, d'accordo? Ci credono? No! Ma chi va in giro nudo ci pensa che poi dovrà, se si pente, se non si pente, se ne va dritto all'inferno, arrostisse un altro po' per non aver sopportato un pochino il caldo, e se si pente comunque dovrà espiare a lungo in purgatorio. Questo è quello che ha insegnato la Chiesa, eh? Ma ci si crede oggi a queste cose? No. Quindi io... No, o meglio, poco.
Pochi ci credono e poco ci credono. Certamente mi chiedo, dice, se uno non crede alla rivelazione pubblica, che è quella indispensabile per andare in paradiso, figuriamoci se uno crede alla rivelazione privata, che non è indispensabile per andare in paradiso e che in un certo senso, come sappiamo, con tutte le rivelazioni, specifica, puntualizza e schiude delle cose che c'erano dentro la rivelazione in modo non così chiaro, no? È chiaro che se uno entra nel regno della divina volontà a fare una vita così divina, ma è ovvio che ci saranno delle grazie particolari concesse. È ovvio perché questo dà a Gesù una gioia e una felicità immensa. Cioè noi possiamo fare felici Gesù vivendo nella divina volontà, perché Gesù, la Santissima Trinità, non soltanto Gesù ovviamente, vuole che tutta la gloria che ha seminato intorno, gli ritorni a lui in maniera perfetta, e gli torna in maniera perfetta solo se gli è restituita con atti degni di lui, che sono atti divini. Fare questo vuol dire moltiplicare non soltanto la vita di Gesù in giro e dappertutto, ma anche moltiplicare in maniera, come dire, vertiginosa la grazia in noi e aprirci all'accoglienza di quelle grazie sorprendenti ed inaudite che il Signore ha promesso. Noi non dobbiamo vivere nella divina volontà sperando che ci venga chissà quale grazia strepitosa o particolare, no? Quindi come se uno fosse un mercenario, insomma, che vive queste cose in vista della ricompensa che gli aspetta. Però bisogna anche saperlo, questa cosa qui, d'accordo? Per cui se ne dovessimo vedere di tutti i colori in bene, nessuno stupore, perché è promessa, è promesso, è quanto Gesù ha promesso esplicitamente, con parole chiare, a chi vive nel regno della sua divina volontà. O Divina Maria, la tua vita è stata un distendersi in continuazione, un essere avvolta di grazie inaudite e sorprendenti che tu le conosci già tutte, perché tutte le hai già ricevute. Insieme alle spine dei tanti dolori che caratterizzarono la tua vita di corredentrice, ecco, finalizzati a distruggere tutto quanto il male prodotto dalla umana volontà, unitamente al tuo figlio Gesù, tu investi anche però i petali di rosa, ecco, di questa intimità assolutamente ignota e incomprensibile per noi con Dio, che ti arricchiva in continuazione, ecco, di grazie su grazie, di tesori su tesori, di meraviglie su meraviglie. Ottienici da Gesù la grazia che possiamo credere, ecco, anzitutto, e fondamentalmente alla rivelazione pubblica di Gesù, che oggi è tanto bistrattata, e crede per il nostro bene anche alle puntualizzazioni, ai doni che Gesù ha voluto fare a noi attraverso le rivelazioni sul regno del Fiat Supremo. E ottienici la grazia di poter presto entrare in esso per ricevere le 10, le 100, le 1000, le 10.000, le 100.000 grazie riservate dal Signore a chi entra in questo mondo divino completamente. Come preghiera riprendiamo alcuni passi delle preghiere di Luisa, ascoltate nella meditazione. Vita mia, entro nel tuo volere per potermi distendere in tutti ed in tutto.
dal primo all'ultimo pensiero, dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima azione, passo che si sono fatti e si faranno. Voglio suggellare tutto col tuo volere, affinché riceviate da tutto la gloria della vostra santità, del vostro amore, della vostra potenza e tutto ciò che umano resti coperto, nascosto, improntato dal vostro volere, a ciò nulla resti d'umano in cui voi non riceviate gloria divina. Gesù, depongo ai tuoi piedi l'adorazione, la sudditanza di tutta l'umana famiglia, depongo sul tuo cuore il bacio di tutti, sulle tue labbra vi imprimo il mio bacio per suggellare il bacio di tutte le generazioni, ti stringo con le mie braccia per stringerti con le braccia di tutti e per portarti la gloria di tutti e le opere di tutte le creature. Io penso che ricordare bene la parola moltiplicazione potrebbe essere un buon proposito di oggi, ricordando che la vita nel divino volere moltiplica Gesù dappertutto e la sua presenza dovunque, in ogni atto che noi compiamo, e anche ogni atto nel divino volere moltiplica le grazie che il cielo concede a tutti, ma soprattutto a coloro che compiendo questi atti si rendono talmente graditi al Signore, ecco, da quasi aspirarle in grande misura e in grandi proporzioni dal cielo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi per mezzo intercessione della Beata, sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divin volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi di imprimere nella tua volontà il suggello della sua potenza restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi di imprimere nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza. E nel nome dello Spirito Santo, comunichi di imprimere nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, ed arricchita ed abbellita di ogni bene e virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da lui create, affinché tu lo riceva tutto e benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.